Focus su dimensioni e design di iPhone 6 Plus. Un saluto a tutti i followers di AndroidLive.it. Oggi siamo in compagnia del mio iPhone 6 Plus perché vi vogliamo riproporre un video che a suo tempo abbiamo fatto per il OnePlus One, ovvero un focus, un approfondimento sul design, ma soprattutto le dimensioni del nuovo iPhone di casa Apple. Questo perché? Perché il 6 Plus è un iPhone che, diciamo, va a interrompere la tradizione di casa Apple per quanto riguarda telefoni da utilizzo con una mano. Chiaramente c'è anche la versione 6 che è da 4.7 pollici, però comunque anche quella esula dal solito polliciaggio che Apple ci ha proposto finora, ma soprattutto questo, ripeto, il 5.5 pollici è un iPhone che nessuno si aspettava. Quindi alcuni utenti Apple e anche altri utenti che magari si vogliono avvicinare a questo terminale magari sono un po' spiazzati. Quindi noi vi proponiamo questo focus sulle dimensioni, poi andiamo a fare anche una rapida panoramica sul design del 6 Plus. Poi, per darvi maggiormente l'idea del tipo di telefono, delle dimensioni del telefono, farò un velocissimo confronto con altri telefoni che io ho qui, chiaramente dello stesso polliciaggio per quanto riguarda i display, è un polliciaggio leggermente inferiore, giusto per darvi un'idea ancora maggiore delle dimensioni del nuovo iPhone. Quindi iniziamo con una velocissima panoramica del dispositivo. Allora, vedete, veramente forma veramente molto 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 mobile, molto arrotondata, materiali alluminio e vetro. Effettivamente questa parte non è il massimo per quanto riguarda il grip, è un po' scivolosa. Fotocamera, adesso penso riuscivo a farvela vedere, sporgente, il flash LED con la doppia temperatura per quanto riguarda gli scatti. Il succo: dimensioni 158.1 x 77.8 x 7.1 mm, 172 sono i grammi. Ripeto, un iPhone che nessuno si aspettava. Io onestamente sono molto abituato a usare telefoni oltre 5 pollici e onestamente non mi sono trovato male, anzi in questi due giorni di utilizzo devo dire non ho avuto nessun tipo di problema. Chiaramente per chi è un Apple fan, chi ha avuto fino al 5S fino a qualche giorno fa, deve dimenticarsi l'utilizzo con una mano. Un 5.5 pollici garantisce sicuramente un display molto più bello per quanto riguarda la navigazione internet, per quanto riguarda la visione di video. La parte negativa è chiaramente che è difficile da utilizzare con una mano, è un po' scomodo da tenere in tasca. Io ripeto, io sono abituato, a me non dà nessun tipo di fastidio anche in tasca, ad altri che non sono abituati probabilmente sì. Quindi sicuramente è un iPhone tra virgolette impegnativo, che va, ribadisco, a interrompere la traduzione dei suoi predecessori, dei modelli precedenti. Questo cosa comporta? Comporta che molti sono un po' resti nel comprarlo e quindi probabilmente si butteranno sul 6, che è la versione da 4.7 pollici. Ripeto, io sono molto abituato e non ho nessun tipo di problema nell'utilizzarlo. Ora, io ripeto, farò un rapido confronto con altri telefoni che ho qui per farvi vedere di che dimensioni stiamo parlando. Chiaramente è molto sottile, quindi questo è sicuramente un vantaggio, non è una parte a suo sfavore, però ecco, le dimensioni sono generose, anche perché quando si parla di 5.5 pollici, comunque di un pollice di un telefono, si parla semplicemente dello schermo, e molti
molti produttori, diciamo, in maniera, diciamo, voluta o meno, trascurano le cornici, che sono il vero problema, diciamo, per quanto riguarda le dimensioni di un telefono. Infatti, potete vedere che le cornici di questo iPhone sono molto generose. Beh, qui sotto chiaramente c'è il Touch ID e chiaramente, diciamo, le dimensioni sono quelle, quindi la cornice qui sotto è, diciamo, corretta, diciamo, non poteva essere più piccola. Invece qui in alto, guardate dove c'è la capsula auricolare, quanto sia veramente molto molto grossa questa cornice, molto molto spessa questa cornice. Quindi è chiaro che le dimensioni di questo iPhone non si limitano semplicemente al polliciaggio, ma bisogna contare anche le cornici. Per, diciamo, avvalorare, diciamo, questa mia tesi, io vi metto subito a confronto probabilmente il 5,5 pollici più compatto che c'è attualmente sul mercato, ovvero l'LG G3. Ora io cerco, vediamo se riesco a farvi vedere questa cosa. Accendo i display su entrambi. Ok, qui ora non ho la SIM. Ok, vedete? Adesso magari vi avvicino un po' la fotocamera. Ok, vedete come a parità di display sono, diciamo, più o meno vicini. Guardate quanto sono grosse le cornici superiori, perché comunque le cornici edge-to-edge, quelle laterali, sono abbastanza simili su entrambi. Infatti, ripeto, è comunque comodo da tenere in mano l'iPhone, comunque non è, diciamo, scomodissimo. Però guardate le cornici superiori come sono veramente ridotte all'osso, diciamo, hanno cercato ovviamente di ridurle al massimo in LG, quanto invece siano ovviamente molto grosse su iPhone. Per darvi una, diciamo, un'idea ancora maggiore, faccio questa cosa, ve li faccio vedere per quanto riguarda la parte posteriore. Secondo che riallargo l'inquadratura, ok, guardate come sono perfettamente, diciamo, pari qui in alto, e guardate quanto avanza l'iPhone 6. Guardate questa parte qui, 6 Plus. Guardate questa, tutta questa parte, diciamo, è in più rispetto al G3. Chiaramente, il G3, diciamo, è veramente un 5,5 pollici, veramente molto, molto compatto. Io in alcuni casi sono riuscito a utilizzarlo anche con una mano sola, quindi insomma è veramente molto 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 compatto come telefono, diciamo, è, ripeto, probabilmente il 5,5 pollici più compatto al mondo. Questo, insomma, è per darvi una prima idea del telefono. Ecco, ripeto, io ora ve le rimetto a parità e vedete come l'iPhone sia veramente, per quanto riguarda le cornici, sia veramente molto molto più spesso. Vado a prendere un altro telefono da 5,7 pollici, quindi leggermente più grande dell'iPhone, e vedete come, nonostante il Note 3, questo è il Note 3, abbia un display leggermente più grande, però praticamente abbia quasi le stesse dimensioni di iPhone. Quasi, perché guardate, l'iPhone è anche in questo caso leggermente più grande, nonostante abbia un display più piccolo, perché qua stiamo parlando di un 5,7 pollici contro un 5,5 pollici. Guardate, in questo caso, appunto, vi rimetto i due display vicini. Il Note ha un display leggermente più grande, ma cornici molto più strette, e quindi anche qui, diciamo, si va a ripetere il discorso che ho fatto per il G3, dove chiaramente le cornici, per quanto riguarda iPhone, purtroppo fanno la differenza in negativo. Andiamo a prendere un telefono da un polliciaggio leggermente inferiore, ovvero 5 pollici, ovvero l'M8. Anche qui mettiamo a confronto i due display. Ecco qui. Qui chiaramente, diciamo, questo è un telefono che, diciamo, l'M8 si avvicina chiaramente di più al 4,7, cioè all'iPhone 6. Quindi probabilmente chi è indeciso tra i due nuovi telefoni di Apple, ovvero il 6 Plus, questo mio da 5,5, e il 6 da 4,7, insomma, probabilmente questo confronto, diciamo, vi chiarirà un po' le idee. Ecco, vedete, mettendo i due telefoni praticamente vicino, vedete come il 5,5 sia veramente molto molto più grande, e l'M8 chiaramente sia molto più comodo nell'utilizzo quotidiano, insomma, è sicuramente molto più maneggevole. Ripeto, io mi sto trovando bene con questo 5,5 pollici, nonostante, appunto, ho utilizzato il G3 fino al 26 mattina, quando appunto ho acquistato
l'iPhone 6 Plus, però ecco, insomma, vedete come chiaramente le dimensioni più compatte, ma soprattutto, ripeto, soprattutto le cornici, perché vedete anche qui comunque le cornici sono abbastanza sottili per quanto riguarda l'M8, la fanno comunque da, perdono, ripeto, comunque stiamo parlando di un telefono con un display leggermente inferiore, ovvero un 5 pollici. Andiamo a prendere un altro telefono da 5 pollici, ovvero il 930, giusto così per darvi un'idea di insomma, per vedere anche con altri telefoni. Vedete anche qui come, diciamo, chiaramente le dimensioni, guardate come il 930 stia praticamente dentro il 6 Plus alla grandissima, insomma, quindi veramente una dimensione veramente molto molto importante. Penultimo confronto che voglio farvi vedere con il G2, ovvero un 5.2 pollici, eccolo qui, sempre a display, a parità di display. Vedete come chiaramente LG ormai dal G2 al passando per il G3 abbia ormai ridotto veramente le cornici al massimo. Chiaramente, ripeto, i telefoni LG, il G2 e G3 sono, a mio avviso, pare, i telefoni con display più ampi, più compatti in assoluto, perché sono veramente comodissimi. Io ancora adesso utilizzo il G2 quotidianamente come altro tempo, comunque io avendo due numeri, l'altro mio numero è qua sul G2, è veramente un telefono comodissimo nell'utilizzo e insomma è chiaramente un telefono che un poliziaggio, in questo caso dentro queste cornici molto sottili, che chiaramente per chi ama un telefono compatto, veloce nell'utilizzo, fa sicuramente tutta la differenza di questo mondo. Ultimissimo confronto con un telefono di pollici, di un poliziaggio maggiore, ovvero il G Flex. Quindi qui stiamo parlando di un telefono da 6 pollici e guardate, nonostante iPhone abbia un display più piccolo, guardate come praticamente abbia le stesse dimensioni di un telefono da 6 pollici. Quindi display più piccolo, 5.5 pollici contro 6 pollici, ma le dimensioni totali del telefono, non parlando semplicemente di display, siano praticamente identiche a quello di un 6 pollici. Quindi, diciamo, questa è l'idea che vi volevo dare. Non fossilizzatevi solamente sul display, che chiaramente è la parte importante, ma ancora più importanti sono le cornici. Quindi guardate, questo è un confronto, diciamo, a mio avviso, parere molto, molto esaustivo, che vi fa vedere come appunto praticamente l'iPhone abbia le dimensioni totali schermo e cornice di un 6 pollici, perché vedete come anche comunque le cornici del G Flex sono molto molto sottili. Quindi, diciamo, chi ha avuto la possibilità, diciamo, di avere o provare un G Flex e vuole passare ad iPhone, ecco, questo è quello che vi aspetta: un telefono da display da 5.5 pollici ma dimensioni da 6. Quindi questo, diciamo, era l'ultimo confronto, l'ho tenuto per ultimo perché sicuramente molti probabilmente non ci credevano. Ecco, vi ho dato la dimostrazione come, diciamo, a livello di dimensioni e anche a livello di peso, chiaramente il G-Flex è in policarbonato, pesa leggermente meno, però anche come spessore, insomma, siamo più o meno lì. Ecco, poi chiaramente, beh, G-Flex è curvo, quindi insomma anche questa è una parte comunque da sottolineare. Comunque, ecco, insomma, potete vedere come le dimensioni di questo 6 Plus siano veramente molto molto generose. Mettiamo via il G Flex, riprendiamo il 6 Plus. Ora il video, diciamo, questo veloce confronto è terminato. Io spero di esservi stato d'aiuto, di avervi, diciamo, fugato qualche dubbio se siete indecisi tra il 6 o il 6 Plus. Vi ribadisco ancora l'ennesima volta, io personalmente mi trovo molto bene con questo iPhone da 5.5 pollici, perché sono comunque molto abituato a cambiare telefono, o comunque sono molto abituato a utilizzare i telefoni da oltre 5 pollici. Non so se molti di voi, appunto, che hanno utilizzato iPhone fino adesso sono, diciamo così, siamo, passatemi il termine, sono pronti
per un telefono di queste dimensioni. Ripeto, spero che questo video vi dia una mano a decidere, al vostro sia diciamo una sorta di guida all'acquisto. Ripeto, quello fatto con il OnePlus ha avuto molto successo, speriamo che anche questo, ripeto, vi sia molto molto utile. Quindi, su questo focus su design, ma soprattutto dimensioni con iPhone 6 Plus è tutto. Un saluto da Shido per AndroidLive.it.